dei beneficiari, adesso siamo in presenza anche di una caratterizzazione di tipo temporale, perché questa esenzione viene estesa temporalmente anche a condotte pregresse, quindi alla valutazione di comportamenti per i quali ovviamente nel momento in cui sono stati posti in essere non vigeva questo tipo di valutazione. E prima è stato evocato nel corso di un intervento il regime normativo che nella precedente legislazione si era cercato di introdurre. Scusi, mi ero distratta, è finito abbondantemente il suo tempo. Presidente, dovrebbe se concludere. Mi consente 50 secondi e termine. No, 50 secondi è troppo, concluda. 30 secondi. Allora, a proposito dei lodi, Alfano e quant'altro, allora si parlava non solo delle massime cariche dello Stato, ma si parlava di sospensione dei procedimenti e non certo di esenzione integrale di responsabilità. Grazie. Grazie. Ora a titolo personale il deputato Zolezzi, prego. Sì, in pratica si sta cercando, si continua a insistere sul creare un enclave e con una totale assenza di leggi. Ma questa enclave, visto che è su uno stabilimento di interesse nazionale, è un po' come se si volesse dire che tutta la nostra nazione può essere terra di conquista. Ma invece sarebbe stato sufficiente fare audizioni, creare davvero il testo del provvedimento nelle commissioni ambiente e attività produttive del Parlamento. Così non è stato. Cioè è un'offesa questo decreto ai presidenti di queste commissioni, che dovrebbero davvero valutare il loro ruolo, la loro utilità in questo Parlamento. Era necessario audire i principali imprenditori del settore e capire quali erano le vere necessità. Di sicuro le necessità produttive non erano collegate alla necessità di non avere una tutela legale, che era la tutela per loro e anche per i lavoratori. Qua si tende sempre a separare chi lavora da chi dirige. Grazie, che non fa praticamente nulla. Grazie. Grazie. A titolo personale, deputato De Lorenzis. Grazie Presidente. Mi si perdonerà il paragone, forse poco felice oggi che è un giorno di lutto, ma ammettendo di voler considerare quello che è successo in Puglia come un'emergenza, quando sappiamo benissimo che non è un'emergenza perché si sa benissimo che ci sono degli investimenti da fare che non vengono fatti da anni, sarebbe come dire che da oggi tutte le persone che i soggetti che vengono reputati responsabili dell'ammodernamento delle reti, degli investimenti in sicurezza e quindi dell'attuazione di queste misure, vengono esonerati da ogni responsabilità se nel frattempo, nell'attuazione di quelle misure, succedono degli incidenti. Ecco, non è